quest'oggi torniamo a parlare di NAS facendo l'unboxing video di questo Tecus N2810. È un prodotto che rispetto ai precedenti Tecus che abbiamo visto e recensito sul nostro portale xilmardware.com ha fatto un bel balzo avanti, oltre che per quanto riguarda le prestazioni, anche per quanto riguarda proprio il software e le caratteristiche hardware. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione e poi diamo uno sguardo più ravvicinato proprio al prodotto per quanto riguarda le caratteristiche sia estetiche che tecniche. Bene, all'interno della confezione del nostro Tecus N2810 troviamo il prodotto ovviamente e questa scatola di cartone contenente il bundle di sistema e quindi tutti i vari accessori che vengono venduti insieme al prodotto. Facciamo un attimo di spazio e andiamo proprio a vedere il contenuto di questa confezione, all'interno della quale troviamo un cavo LAN RJ45, il trasformatore di corrente per l'alimentazione, quindi l'alimentatore di corrente per far funzionare il nostro prodotto, il cavo di alimentazione con presa italiana non sciuco, quindi non la classica tedesca che troviamo all'interno delle varie confezioni dei NAS, delle viti per serrare i dischi all'interno dei bay del sistema. Troviamo le chiavi per chiudere, per serrare i nostri bay e quindi impedire che qualcuno estragga i dischi e se li porti via. Poi all'interno di quest'altra busta troviamo invece, andiamo ad aprirla e vedere che cosa c'è. Allora, abbiamo un DVD contenente la documentazione digitale e i software per il corretto funzionamento del nostro prodotto e allora, la card di garanzia del prodotto. Un foglio di note riguardanti il prodotto, non c'è l'italiano se non erro, no, ci sono svariate lingue ma non c'è l'italiano. Questo bigliettino che ci consiglia di andare sul sito di Tecus per verificare la compatibilità dei dischi da utilizzare all'interno del nostro prodotto e questa guida di installazione rapida che come potete vedere è anche in italiano. Detto questo, possiamo mettere in primo piano il nostro prodotto che andremo a vedere meglio nella prossima parte del video. Bene, andiamo a vedere il nostro Tecus N2810 un po' più da vicino. È un prodotto che non dovrebbe crearci assolutamente problemi per quanto riguarda l'utilizzo in ambiente office e in ambito multimediale. Tutt'altro, le caratteristiche tecniche sono molto molto buone per questo prodotto. Infatti è mosso da un processore Intel Celeron N3050, una delle ultime soluzioni integrate da parte di Intel, un processore quad core con 2 GB di RAM, pieno supporto all'alta definizione 4K con trascodifica hardware direttamente effettuata dal nostro processore, supporto NIC aggregation grazie alle 2 porte LAN RJ45 da gigabit e andiamo un attimo a vedere com'è esteticamente questo prodotto. Sul frontale troviamo i 2 bay a estrazione rapida grazie al tasto push. Ogni bay, come potete vedere, ha una piccola serratura
che si può chiudere grazie alle chiavi viste precedentemente, così da evitare che qualche furbacchione passi e ci rubi i nostri dischi. Sul lato troviamo il tasto di accensione, il LED di notifica di stato del sistema, una porta USB 3, il tasto di copia veloce. Non abbiamo loghi o prese d'aria sui laterali, sul retro invece troviamo una piccola ventola in estrazione che facilita appunto il raffreddamento dell'interno del sistema, due porte LAN RJ45 appunto con supporto link aggregation, il pulsantino di reset, la porta HDMI, una porta seriale e il Kensington lock. Detto questo, andiamo un attimo a parlare velocemente. Ah beh, ovviamente c'è anche il plug per l'alimentazione. Andiamo a parlare velocissimamente di questo prodotto. Questo prodotto che ci ha soddisfatto molto, che reputo essere un bel passo avanti per quanto riguarda Tecus, oltre al punto di vista hardware. Infatti questo prodotto ci permette, come stavo dicendo, di lavorare sia appunto, cioè di utilizzare il prodotto sia in ambito lavorativo che in ambito di entertainment in maniera piuttosto valida, proprio grazie alle caratteristiche che si porta dietro. Un aspetto che mi ha fatto particolarmente piacere è il software che muove questo prodotto, l'ultimo sistema operativo di Tecus, che strizza un po' l'occhio alle soluzioni che ormai conosciamo bene, che sono quelle di Synology, sono quelle di QNAP, sono quelle di Asus ad esempio. Sono interfacce molto molto user friendly, molto complete e ricche di applicazioni. Ecco, sotto questo punto di vista Tecus dovrebbe e sicuramente lo farà, ne sono certo, lavorare un po' di più appunto per quanto riguarda il numero di applicazioni supportate dai propri sistemi. Invece per quanto riguarda l'aspetto grafico e proprio di GUI, direi che siamo proprio a buon punto e stiamo lavorando nella direzione giusta. Per tutti i test vi rimando alla recensione completa che trovate qui in descrizione. Vi esorto a lasciare un commento a questo video, a registrarvi sul nostro canale di YouTube e anche sul nostro portale extremehardware.com, dove potrete trovare numerosi contest a cui partecipare e vincere numerose periferiche e premi vari e quant'altro. Detto questo, da Angelo e dalla redazione di Extreme Hardware per ora è tutto. Alla prossima, ciao ciao.